Landline channel. 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 Ciao amici di Landline. Eccoci, oggi siamo in compagnia di Laura Pirovano, che è docente di Plant Design, insegna alla Scuola di Arte e Messaggio, è un personaggio molto interessante e ve la presento subito. Ciao. Buonasera, Laura. Ciao, ciao Lucia. Allora, vuoi raccontarci qualcosa di te? Io so che tu sei appassionata di viaggi, che scrivi, hai avuto una vita precedente in un ambito totalmente diverso, ti occupi di insegnamento, ti occupi ovviamente di land design, insegni alla Scuola di Arte e Messaggio diretta da Lodi, che tu hai frequentato e dove adesso sei diventata docente, e hai scritto molti libri, tra cui l'ultimo. Il titolo è? L'ultimo è una cosa che a me intriga molto, che si intitola Giardini di foglie. Perché io sono sempre stata interessata un po' alle cose più nascoste del giardino. Infatti ho iniziato con un piccolo libro sul giardino d'ombra, che spesso viene considerato un po' l'ombra, un po' una maledizione del giardino, ma in realtà tante, come dire, possibilità anche creative di usare le piante, di lavorare appunto con le piante per illuminare anche degli angoli più scuri. E le foglie, a parte il fatto che sono la base della nostra vita, hanno degli elementi di qualità visive molto interessanti, sia per le loro tessiture, le forme, i colori. E poi tutto sommato durano anche di più dei fiori, quindi è importante non trattarle come un riempitivo. Ci tengo a dire che questo libro, come il mio precedente Giardini in Viaggio, è stato pubblicato dalla Libreria della Natura di Milano, che da qualche anno, da un paio d'anni, è diventato anche editore, direi con grande coraggio, e accetta anche queste scommesse, che sono anche temi non proprio così da bestseller, diciamo. E il libro comunque in questo caso non è scritto tutto da me, perché ho pensato che fosse importante, su un tema così particolare, coinvolgere diversi attori, quindi ci sono botanici, paesaggisti, vivaisti e anche uno chef che parla di come si usa le foglie in cucina, quindi è una specie di panoramica a 360 gradi su questo mondo che io trovo intrigante, spero che anche altri lo trovino interessante. Ecco. Quindi la foglia è anche un leitmotiv, perché mi hai raccontato che lavori con un architetto che ha un sito che si chiama Quadrifoglia. Sì, insieme ha creato questo sito Quadrifoglia, perché lui è un architetto a tutto tondo, ma insieme abbiamo partecipato a diversi concorsi, dove io il mio contributo è appunto legato all'uso delle piante, alla scelta e alla collocazione adatta delle piante nei contesti, e mentre lui è un architetto che fa anche lavori puramente architettonici. Ecco, quindi questo è un po'. Allora, tu Laura ci hai mandato una presentazione del tuo lavoro che parte dal blog, che è un bellissimo blog che si intitola appunto Giardini in Viaggio, che invito ad andare a vedere, perché è pieno di belle cose, insomma, da scoprire, consigli, poi ci sono i tuoi libri, e poi c'è una piccola presentazione, si parte appunto dai tuoi libri, e poi ci racconterai di bellissimi giardini in giro per il mondo, e poi del tuo giardino, e poi anche di qualcosa a Milano. Ok, perfetto. Vediamo. Tu fermami tranquillamente quando vuoi soffermarti su un tema e me lo dici, io mi blocco. Va bene, ok. Quindi vediamo appunto comunicare il mondo dei giardini e delle piante. Sì, diciamo che io ho cercato appunto, perché essendo un po' particolare il mio ruolo, non essendo una paesaggista tutto tondo, ma insomma muovendomi su diversi
terreni in questo mondo, io ho scelto un po' tre filoni che sono la comunicazione, i viaggi come scoperta e come anche alimentazione per avere suggestioni per, e poi la progettazione e anche la sperimentazione. Questa è un po' l'home page del mio blog che si chiama appunto Giardini in Viaggio e che ho creato ormai, l'ho rinnovato qualche anno fa, ma insomma, ed è un po' quello che mi lega al mio passato professionale. Io mi sono sempre occupata di gestire informazioni in ambito finanziario, quindi un mondo completamente diverso dall'attuale, però mi è sempre interessato trovare le informazioni, trattarle e soprattutto diffonderle, quindi mi piace anche questo ambito, che è anche un modo per rimanere un po' aggiornata. Ecco, questo è l'ultimo libro di cui parlavo, con questa copertina tutta di foglie. E appunto l'altro aspetto della comunicazione è un po' la scrittura dei libri, che alcuni appunto sono stati fatti con altre persone, quindi sono stata coautrice o curatrice. E i viaggi, ecco, questo forse è una cosa che ci tengo a dire, che in questo mio percorso molto lungo e anche faticoso, ma piacevole, di nuova formazione, in cui tutto sommato 20 anni fa, dopo il corso di progettazione dei giardini alla scuola Arte e Messaggio, mi sono ritrovata ben matura come età a essere una novellina completamente sconosciuta nel mondo, di questo mondo, e un po' ricominciare da capo, che a volte mi ha dato anche un po' di frustrazioni, di insicurezze, però diciamo che la passione è stata più forte delle difficoltà. E direi che la scuola Arte Messaggio, l'incontro con le persone della scuola, sia i docenti che i miei compagni di corso, è stato un po' il punto di svolta, quello che mi ha consentito poi di fare degli approfondimenti. Abbiamo creato un'associazione che esiste tuttora, ormai gestita da altri, come giusto che sia, di cui mi sono occupata per tanti anni, per più di 10 anni, e attraverso l'esperienza associativa, e io credo molto alle esperienze associative, io ho imparato anche a organizzare eventi, a conoscere persone che venivano a tenere relazioni, ho imparato anche a comunicare perché facevamo una newsletter, e a organizzare piccole gite e viaggi. E quindi poi da lì, insomma, tutto ha preso un po' il via, e come spesso nella vita poi non sono solo incontri professionali, ma molte di queste persone sono diventate le mie amiche o i miei amici, e che mi accompagnano in questo, diciamo, in questo nuovo percorso di vita. Ecco, quindi il tema dei viaggi è... Tra l'altro io prima mi è sempre piaciuto viaggiare, ma solo in questi ultimi 20 anni il viaggio è diventato un elemento molto importante, perché per scoprire paesaggi, giardini, esperienze legate alla natura. E quindi poi ho raccolto moltissime suggestioni, moltissime anche, come dire, moltissime immagini di questi giardini, e quindi da lì è nato poi l'idea di fare questo libro, che è appunto Giardini in Viaggio, per raccogliere un po' le suggestioni. Ecco, io qua ho raccolto un po' di, ma una breve, possiamo magari andare alla prima slide prossima, dicevo, quella successiva. Questa è la copertina del libro, che raccogliere ritratti di oltre 70 giardini un po' in giro per il mondo. Un tema che a me interessa molto è quello del giardino orientale. Sono stata già 2 volte in Giappone, ho visitato tutti i giardini più classici, più iconici, e i giardini zen, cosiddetti kare sansui, paesaggi secchi, sono comunque un esempio di giardino molto, molto interessante, molto di meditazione, molto suggestivo. Questo è un altro esempio di giardino, però reinterpretato nel Novecento da Shigemoro Morei, che è stato un grande paesaggista giapponese, e questo è uno dei giardini in un tempio che è stato molto anche copiato o comunque preso a riferimento, perché è una bellissima composizione. Questo invece è un altro giardino molto importante
quello di Katsura, della villa imperiale di Katsura a Kyoto, ed è invece l'esempio molto diverso di quelli che si chiamano giardini di passeggio o di movimento, dove mentre in quelli a secchi l'osservatore deve essere fermo e osservare da un punto di vista la scenografia, che poi è fatta di elementi lapidei per lo più che richiamano gli elementi della natura, qui il visitatore passeggia e scopre le vedute del giardino. Quindi questa è una veduta del giardino da uno delle perché io sono stata qui al giardino di Roangi. Sì, che è, diciamo, è il più sì, astratto, il più simbolico, proprio tra l'altro un giardino del 1400, quindi uno dei più antichi sono tutti giardini dentro nei templi, perché sì, nascono come giardini dei monaci e quindi hanno una potente, come dire, significato simbolico di meditazione, molto a noi visitatori occidentali sfugge ovviamente, però comunque uno è molto intrigato e comunque è colpito e raccoglie le sue suggestioni anche senza avere tutte le chiavi di lettura. Sì, per il fatto di effettivamente doversi spostare e ovunque ti sposti non riesci a vedere la settima, mi pare, sì, la settima pietra. Una rimane sempre nascosta. Sì, questo perché poi tra l'altro questa è anche un po' una differenza tra i giardini cinesi classici e quelli giapponesi, che tutte e due usano le pietre, ma i giapponesi usano delle pietre molto naturali e per loro proprio la posa della pietra è una cosa molto, è un processo molto complesso perché deve avere una certa posizione interrata più o meno nel terreno, mentre i cinesi cercano nelle pietre delle forme spesso antropomorfe o che assomigliano a degli animali, molto più frastagliate, meno astratte. Sì, diciamo. Sì. Quindi questa è un po' anche una differenza tra... Invece tra quindi dicevi che il giardino di Katsura è il giardino del passeggio. È un tipico esempio di giardino di passeggio, di movimento, dove tra l'altro Katsura è un giardino in cui il visitatore non si può andare liberamente perché è un giardino molto delicato, quindi si fa una visita guidata e si percorre questo percorso intorno a questo grande lago centrale, passando attraverso tutta una serie di piccole architetture che sono queste case del tè, che sono meravigliose con questi materiali delicatissimi, e da lì si vedono diversi punti di vista del giardino. Questo è un esempio invece di giardino storico cinese, dove loro giocano moltissimo sulle pavimentazioni raffinatissime, molto belle, molto meno astratte di quelle giapponesi, perché spesso appunto hanno dei modelli di figure animali o anche vegetali. E poi nell'immagine successiva mi piaceva far vedere come in un parco contemporaneo cinese si riprende, forse sì, se facciamo, ecco, qua è un parco contemporaneo, il Century Park a Shanghai, dove comunque si reinterpreta con un linguaggio ovviamente contemporaneo il tema dei disegni nella pavimentazione, disegni sempre un po' a cerchio, un po' rotondi, perché comunque sono giardini dove è tutto molto sinuoso. Ecco, questo invece è uno dei temi che a me ha sempre intrigato, che è quello del rapporto tra arte e natura, e questa è la Fattoria di Celle, che è uno degli esempi credo più interessanti a livello europeo di arte ambientale, che è stata costruita negli anni e molti artisti hanno, soggiornando in questo luogo, hanno lasciato il loro segno con delle sculture nel paesaggio. Un altro giardino sempre di arte ambientale in Toscana, di questo artista Spurri, e questo è questo bosco esistente dove l'artista ha semplicemente dipinto le parti basse delle cortecce, creando come un bosco molto, molto metafisico, una cosa molto suggestiva, ma con un piccolo tocco semplice. E poi l'arte può essere anche, come nell'immagine che avevi appena fatto vedere, quella successiva, può essere anche una cosa molto semplice, come questo giardino in India,
il rock garden, che è stato fatto da un semplice operaio che lavorava appunto in questo ambito e che ha raccolto tutta una serie di materiali, quindi un esempio anche di riciclo creativo di questi vecchi materiali delle demolizioni a Chandigarh, la città che poi è stata costruita ex novo, e ha creato questa cosa incredibile, che è questa specie di percorso tra la vegetazione, queste figure umane raffigurate con questi materiali di recupero, che ricordano anche, pur nella sua semplicità, un po' il Parc Güell di Barcellona, insomma, pur essendo una persona molto umile, ma chiaramente però dei richiami li ha, o comunque, e quindi questo è un esempio molto semplice, però dove di nuovo c'è un rapporto tra natura e arte, insomma, arte più popolare, diciamo, in questo senso. Questa è sempre l'arte in giardino ed è un piccolo, all'interno di Hyde Park, è una piccola zona dedicata alla principessa Diana, e questa paesaggista, Catherine Gustafson, ha creato questa cosa molto bella, molto semplice, che è una fontana intorno alla quale che ci si può anche sedere, una fontana dove l'acqua scorre prima piana, poi più impetuosa, ed è un po' come la metafora della vita della principessa. Però è un luogo molto bello, dove poi all'interno c'è un prato, qualche albero, ed è appunto un esempio sempre di arte nel giardino e di memoriale, come dire, molto sobrio e poco retorico, a mio avviso. Sì, è anche frequentato e facilmente fruibile. Anche facilmente fruibile, sì. Questo è un giardino, io appunto ho un capitolo nel libro che ho chiamato I giardini imperdibili, è un giardino che si trova a Marrakech, è questo Jardin Majorelle, che è un bellissimo giardino, tutto giocato poi su questi toni di questo blu bellissimo, sia in queste vasche, proprio nella tradizione un po' del giardino islamico, e poi con una vegetazione molto rigogliosa, tanti vasi di forme molto belle, tutte nei colori del blu. È un piccolissimo giardino che però è veramente un'espressione di poesia, di arte, ed è visitabile comunque al pubblico. Era il giardino di un artista che poi è stato acquistato, la villa col giardino, da Yves Saint Laurent, che l'ha poi restaurato e messo a disposizione anche del pubblico. Qui invece ci sono anche dei giardini di eccellenti autodidatti, diciamo, di persone che sono appassionate, che quindi fanno giardini non di professione ma per passione, e questo è un giardino bellissimo a Udine, di Mirella Pressot Collavini, che comunque è una che ha una serie, si è appassionata anche di piante, ha fatto una serie di collezioni di piante, ma il suo giardino è tra l'altro un giardino per lo più all'insegna del verde e delle foglie, in cui l'interessante è l'uso delle piante come architetture vegetali, quindi poi ci sono degli angoli molto, molto belli, molto ombrosi, piccoli sentieri con dei piccoli tocchi anche artistici, ma qua mi piaceva questa immagine perché con tutta la facciata coperta di piante e queste grandi masse di tassi e di altre piante, sono architetture vegetali. Questo è un altro giardino che io ho trovato bellissimo, che ho visto in Francia, in Normandia, questo Jardin Plume. Plume perché è fatto da una coppia di vivaisti che però quando hanno fatto questo giardino erano ancora abbastanza poco esperti di piante e di giardini. Poi questa è diventata anche la sede di un vivaio che loro hanno creato di piante perenni e di piante graminacee, quindi plume perché sono queste piante un po' vaporose, un po' che hanno appunto questa bellezza anche di essere mosse dal vento. Questo è il loro giardino. Poi ci sono tra gli imperdibili dei giardini firmati da eccellenti e rinomatissimi paesaggisti. Questo è un giardino fatto da Russell Page alla Landriana, è uno dei giardini, perché è un giardino molto grande ed è molto molto bello, pieno di angoli e di atmosfere molto interessanti.
qua invece siamo in Olanda, e questa è una paesaggista e anche figlia di vivaisti che ha lavorato nel corso di tutto il secolo scorso, e che tra l'altro ha nel suo giardino, che è visitabile nel sud dell'Olanda, ha creato un giardino che è l'insieme di una serie di giardini che sono un po', rappresentano un po' il percorso della sua ideazione dei giardini. Quindi lei anche già è stata una delle pioniere, per esempio, ad usare certi materiali come il cemento in certi arredi del giardino, le traversine del treno per fare dei percorsi. Quindi lei è stata molto all'avanguardia, non conosciutissima quanto meriterebbe, e poi che ha usato benissimo le piante. Poi lei è anche molto interessante perché nel dopoguerra lei ha creato, e in questo giardino si vedono degli esempi di piccoli giardini che lei ha pensato per l'outdoor, per gli spazi, piccoli spazi esterni delle case popolari. Quindi lei ha ideato come dei modelli di micro giardini che potevano essere poi replicati in queste case popolari. Quindi personaggio molto multiforme, molto interessante. Il suo giardino è un giardino da cui imparare molte cose. Adesso vediamo cosa arriva. Ormai Pete Udolf è una star internazionale, perché dall'High Line all'Uri Garden a Chicago, ha anche appunto disegnato delle aiole anche in questo nostro nuovo parco milanese che è la Biblioteca degli Alberi. Questo è il suo giardino, il giardino di casa, dove c'era anche il vivaio molto interessante che purtroppo ormai è chiuso. Il vivaio l'ha chiuso qualche anno fa e ora ha chiuso anche alle visite il giardino, perché ormai lui è sempre in giro per il mondo a fare giardini. E nel suo giardino appunto ci sono questo bel contrasto tra, di nuovo, architetture vegetali, loro usano molto il tasso come gli inglesi, e poi queste composizioni veramente molto, molto, molto belle, molto fluide, di erbacee perenni e di graminacee che però si leggono molto bene perché hanno dietro queste quinte anche architettoniche su cui si stagliano, quindi e quindi questo era purtroppo un luogo che non si può più visitare, ma ci sono i suoi libri, ci sono il filmato che è circolato sui suoi giardini, sul suo giardino, quindi uno può comunque conoscerlo attraverso queste immagini. E questa fotografia, questa immagine è una parte di un giardino che più che giardino chiamerei parco, di una paesaggista che è di origine italiana, infatti si chiama Rabella Lennox Boyd, che poi però ha lavorato tutta la sua carriera in Inghilterra. Questa è la sua casa, lei ha partecipato a tantissime edizioni del Chelsea Flower Show, che è questa manifestazione che ormai ultracentenaria, che si tiene a Londra nel mese di maggio, che quest'anno per la prima volta in 108 anni, leggevo, faranno a settembre. Ah, la rifaranno. L'hanno saltata l'anno scorso e quest'anno sarà a settembre. E questo è un parco molto bello, perché lei gioca con degli elementi molto classici e anche con un linguaggio più contemporaneo. E questo è il grande lago su cui si affaccia questa magione, direi, questa casa molto, molto bella. Però questo parco giardino ha anche delle parti molto più naturalistiche. Gli inglesi usano spesso questo che chiamano woodland garden, che è la parte boschiva, quindi con anche di piante da sottobosco molto interessanti. Quindi ha delle parti molto diverse tra loro, quindi formali e informali. Poi c'è il tema che a me interessa molto, che è la natura in città, e sempre in Olanda, questo è un esempio di un parco ecologico, cioè una rete di parchi ecologici che sono stati creati già agli inizi del Novecento, che poi sono stati ampliati, e dove appunto hanno cercato di riprodurre degli ambienti naturali anche molto diversi. Questa è come una torbiera fatta tutta con dei cuscini di timo molto belli,
poi degli ambienti boschivi, degli ambienti naturali che però sono artificiali ma che sembrano naturali e dove la gente può attraversare diversi, appunto, diversi contesti paesaggistici. E questi si chiamano Amstelveen, ma ce ne sono tanti. Questa è appunto un'altra figura molto importante nel mondo dei giardini, che tra l'altro è mancata penso un paio d'anni fa, Beth Chatto. Lei è stata una grande giardiniera, orticoltrice meglio detto, anche una vivaista, ma ha anche scritto tantissimi libri dove lei ha raccontato le sue teorie di uso delle piante. È stata una grande conferenziera, quindi un personaggio un po' a tutto tondo, e questo è uno degli ambiti di questo suo giardino, anche questo visitabile, dove poi una delle sue invenzioni più interessanti, a cui ha dedicato anche un libro, è il Gravel Garden, che è il giardino di ghiaia, che lei ha sperimentato in una parte che era un parcheggio, quindi un luogo molto infelice, anche con un terreno terribile. Lei ha sperimentato una piantagione molto bella nella ghiaia. Sempre Molte donne, sì, soprattutto in ambito anglosassone, molte donne, sì. Molte donne, sì. Tutte con questa grande capacità pratica, donne molto risolute, e anche però con quest'altro côté teorico di conferenziere, di scrittura, sì, di libri, di molte poi in dialogo tra di loro, quindi ci sono un po' di fili rossi che le legano. Ma questo filo rosso esiste comunque tra l'Olanda, secondo te, e la Gran Bretagna? Ma diciamo che secondo me l'Inghilterra è stata veramente il modello per molti anni, anche se pensiamo un po' alla letteratura, sì, alle riviste nostre, il giardino all'inglese, i giardini a stanze, i bordi misti, cioè, anche se spesso in maniera un po'... uno rimane suggestionato dai giardini inglesi, dove il clima è completamente diverso e fa fatica a riprodurre le stesse cose in Italia. Certo. In terra hanno un clima molto più stabile, temperature più stabili durante l'anno, piovosità maggiore, anche se sta cambiando il clima anche lì, quindi riescono anche ad avere delle contemporanee fioriture che noi non riusciremo mai a replicare, e anche a usare delle piante diciamo delicate per il clima, che noi almeno nei climi appunto nostri del nord non riusciamo. Poi diciamo che a un certo punto, direi negli anni 80 così, l'Olanda, anche per questo movimento che ha un po' creato Pieter Oudolf, un po' questo movimento delle new perennials, quindi l'uso un po' diverso delle erbacee perenni, ha dato un impulso innovativo al mondo olandese, che ha preso un po' il posto dell'Inghilterra, anche se negli ultimi anni l'Inghilterra sta di nuovo esprimendo delle innovazioni. Quindi, diciamo, pur anche Pieter Oudolf è uno che come maestra ha avuto Beth Chatto, quindi ci sono in tutte le cose dei collegamenti, però loro hanno fatto un salto, secondo me, in avanti, nella direzione di una maggiore naturalezza del giardino, quindi molto meno anche se i giardini di Pieter Oudolf non sono facili da mantenere, ma rispetto a quelli perfetti, dove ogni cosa ha il suo posto, di Gertrude Jekyll, della Vita di Sackville West, sono dei giardini che hanno come modello le praterie, non a caso, le praterie, sì, americane o le praterie dell'Europa centrale. Quindi hanno riutilizzato le erbacee perenni che già si usavano negli anni 70 negli Stati Uniti, le graminacee voglio dire, e anche un uso di diverse perenni, e ci hanno insegnato a cogliere delle erbacee perenni, delle piante, anche elementi che non venivano presi in considerazione, quindi che le piante sono belle anche quando il fiore è sfiorito, certe piante come certi allium hanno dei fiori che mantengono una composizione molto interessante anche sfiorite, quindi hanno, come dire, ci hanno insegnato un nuovo modo di usare le piante, di guardare al giardino, ispirato più profondamente alla natura.
Questo è un giardino botanico molto particolare, creato infatti da un personaggio che anche lui ha inciso moltissimo nella teoria del paesaggio degli ultimi decenni, che è Gilles Clément, che è stato chiamato molti anni fa a creare in questo luogo vicino a Saint-Tropez, un luogo bellissimo dove c'era una villa con un giardino storico, cioè di un appassionato botanico, a creare un parco dedicato ai paesaggi del Mediterraneo, dove crescono le piante mediterranee, quindi paesaggi che non sono solo il nostro bacino mediterraneo, ma l'Australia, la Nuova Zelanda. Lui ha creato un percorso, ha ricostruito con una grandissima sapienza dei paesaggi, dove ha inserito le piante di quei paesaggi, e in tutto in maniera anche molto naturale, per cui le piante hanno un numerino, ma non c'è nessuna etichetta, quindi è come passare in un ambiente naturale. Ed è questa è una parte appunto dedicata alla Nuova Zelanda, tutta, dove protagoniste sono le felci arboree. Poi in questo luogo spesso ci sono degli interventi artistici, e quindi quando ho rivisto il giardino avevano fatto questa specie di installazione con questi fili rossi tra le felci, che erano di grande suggestione. Qui sono appunto un po', io di solito quando vado in una città di un altro paese, o in un'altra, appunto in un luogo completamente diverso, vado sempre a vedere gli orti botanici, perché comunque ti raccontano tante cose del contesto naturale e paesaggistico. Questo era un bellissimo orto botanico in Nuova Zelanda, e appunto ho inserito anche un flash di questi nel libro, perché secondo me alcuni sono molto... Questo, per esempio, l'ho scoperto qualche anno fa, è un giardino in Francia, che è un giardino dedicato alle piante alpine, molto bello anche come contesto, dove c'è una raccolta delle piante alpine di tutto il mondo, quindi... Però in un contesto molto bello, è legato all'Università di Ginevra, questo orto, quindi loro fanno anche molta ricerca su questi temi. E niente, quindi questa era una cosa che avevo scoperto, e che poi anche a Kyoto è molto bello anche il giardino botanico, perché ha comunque una parte che è un po' di giardino paesaggistico, e poi ha una parte che è proprio di collezione di piante, quindi uno scopre un po' le piante appunto giapponesi. I giapponesi tra l'altro usano soprattutto le piante da foglia, infatti mi aveva colpito la prima volta quando avevo visto in un giardino delle enormi forme di azalee potate in modo che i fiori si vedevano e non si vedevano, perché secondo loro certe fioriture sono troppo sfacciate. Ecco, quindi addirittura? Sì, è proprio un altro mondo il loro. E sono spesso poi giardini un po' ombreggiati, quindi giocano, sì. Poi non c'è il prato, ma c'è il muschio. Sì. E questo è un elemento tipico, che è il ponte a zigzag, che è un elemento anche tipico dei percorsi giapponesi, che sono appunto sempre sinuosi e mai diritti, non sono le prospettive o gli assi centrali come nel giardino occidentale, ma ci sono sempre queste sinuosità, e questo è un passaggio sull'acqua, però è un tipico modulo, diciamo, architettonico del giardino giapponese e anche di quello cinese, perché il giardino giapponese ha preso molto dal giardino cinese, rielaborando, come sempre fanno i giapponesi, che prendono dagli altri e rielaborano poi per conto loro. Ho saltato, vediamo. No, qui passiamo ad Angera. Un altro tema che è un po', per esempio, ci sono molti esempi contemporanei di rilettura di alcuni temi del giardino medievale. E questo è un esempio bellissimo ad Angera, nella rocca di Angera, quindi una delle proprietà dei Borromeo che hanno sulle isole del Lago Maggiore, i famosi orti botanici dell'Isola Bella, il giardino dell'Isola Bella e il giardino botanico dell'Isola Madre. E qui hanno voluto alcuni anni fa, visto anche un po'
quello che è contenuto nel museo del castello, della Rocca, ricreare un giardino con i temi del giardino medievale. Ecco, quindi questo è un po' il tema della rilettura di modelli del passato, diciamo. E qua ci sono tanti esempi anche in Francia di giardini medievali riletti oggi. Questo è molto piccolo, molto bello. Questo invece è un giardino di una paesaggista, che è anche una mia amica, sul Lago Maggiore, e per me questo è uno degli esempi più interessanti come di rilettura del famoso giardino di Vita Sackville West, che è un piccolo giardino un po' organizzato a stanze con diversi livelli e con un uso, secondo me, sapientissimo di erbacee perenni, oltre che di rose, rampicanti, di tante piante, però è un po' questo genere di, ha come ispirazione un po' quel tema dei giardini, anche dove ci sono diverse stanze con diversi colori, anche diverse atmosfere. Queste sono sperimentazioni sul campo? Sì, no, nel senso che io ho messo qualche immagine del mio giardino che è sul lago. Questo è uno dei libri che ho scritto, che è appunto dove ho cercato di raccontare un po', secondo me, quali sono i modi di usare le piante per disegnare il giardino. Ecco, poi è quello che cerco poi di fare nelle mie esperienze di progettazione. E il mio giardino è un po' il laboratorio, perché in tutti questi anni ho cambiato delle aiole, ho capito che sono diventata più brava nell'uso delle piante. Hai sperimentato, è il tuo luogo di sperimentazione. È il mio luogo di sperimentazione, questa è, vabbè, una grande pergola di rose, e poi mi è piaciuto giocare con diversi colori alla base. Il giardino dà su un bosco, a me piace molto il tema, appunto, dicevo prima, dell'ombra, e soprattutto dei passaggi dalla luce all'ombra, quindi questo è un po' un passaggio dove c'è appunto questa pergola che è di rose, ma anche di clematidi che fioriscono in inverno, e ci sono tantissime felci, anche spontanee, che io lascio, perché a me mi piace anche lasciare alle piante che nascono, se vengono bene, cioè se stanno bene le lascio, insomma, non so. Giusto. E poi appunto nell'immagine successiva c'è questo piccolo percorso nel bosco dove io ho usato queste erbacee che si chiamano Persicaria Painter's Palette. Appunto è un discorso legato alle foglie, in questo caso le foglie hanno queste variegature molto interessanti e che poi producono anche dei piccoli fiorellini a fine estate, e secondo me hanno un potere di dare luce a uno spazio ombroso molto interessante. Poi ci sono felci, ci sono campanule, tutto un po', però questo è proprio un po' una linea di luce in questo spazio ombreggiato dove poi ci sono tante ortensie. Qui a me piace giocare anche con delle piccole vasche d'acqua, io non ho un vero laghetto, ecco. Tanti vecchi contenitori dove ci sono ninfee o altre piante. Questa è una vista autunnale, quindi con un gioco di astri che finiscono anche un po' nell'acqua, insomma, perché sono anche una che riempie un po'. Piacciono queste scenografie un po' piene. Queste sono delle aiole che ho fatto abbastanza recentemente, dove c'è questo gioco tra queste astilbe che poi hanno questa bella fioritura a luglio e queste meravigliose fucsie magellaniche, che tra l'altro in Irlanda ci sono delle siepi gigantesche di queste fucsie, che sono delle fucsie rustiche che quindi sopportano benissimo anche i geli invernali, e qui poi dopo spunteranno tutti gli anemoni giapponesi. Insomma, questa è una vista di inizio estate, poi la cosa si accendono degli altri. E questa è un'altra aiola, anche questa che ho rifatto recentemente, e questa è un'immagine di inizio estate dove ci sono tutta una serie di euforbie, c'è l'ortensia rampicante, poi cominceranno a fiorire tutti i geranium blu in primo piano. Quindi usi anche il colore, stai molto attenta, sì, al colore. Sì, 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 a me piacciono molto i bianchi e i blu. Sì. No, abbastanza. Questo era un
campestre avevo creato qualche anno fa una lunga siepe mista, giocando con tanti arbusti anche semplici che hanno momenti di fioritura o di interesse in diversi periodi dell'anno, quindi Philadelphus, Mabudleie, anche dei cornus dai rami colorati, insomma. Quindi, e questa invece è una grande aiola di perenni, sempre nel medesimo giardino. E questa invece appunto è terrazzo che abbiamo realizzato insieme appunto questo amico architetto. Questo era il primo, è un grande terrazzo a Santa Giulia a Milano, molto grande ma abbastanza anonimo come spazio prima, nel senso che c'erano appunto questi arbusti un po' di confine, questa parte di pavimentazione un po' anonima e poi un po' di vasi sparsi, perché comunque la proprietaria è una che amava. Ecco, questo è il dopo, nel senso che qui si è giocato da un lato con l'uso del legno come elemento unificante, legno di pè, sia nella pavimentazione che in queste fioriere che volevamo dare l'idea come di un giardino, quindi che spuntano dalla pavimentazione. E con questa grande tettoia che per il momento è aperta ai lati, è solo aperta, chiusa in alto con un sistema appunto di lamine di alluminio che si chiudono e si aprono a seconda della luce del sole, ed è tutta una struttura di acciaio e di vetro, ed è stata fissata alle pareti per non mettere qualcosa sulla pavimentazione che potesse creare dei problemi. Questa è un'immagine appunto con questa fioritura poi di Cosmos sul Furos in settembre, il terrazzo era finito a giugno. Sì, e poi qua forse si vede un altro ambito del terrazzo prima, nell'immagine successiva. Ecco, questa è un'altra parte invece dove c'erano questi vasi sparsi che dà su un giardino, il parco in questo gruppo zona residenziale che è anche un parco appunto che si vede da questa parte. Quindi qua l'abbiamo trasformato con appunto queste vasche che abbiamo prima, e poi con una lunga struttura di legno che è anche una panca che nasconde invece dei vasi industriali che non si vedono, quindi sono dei vasi più semplici, con una grande composizione di come un bordo misto di arbusti e di erbacee perenni, che in parte però non deve nascondere la vista comunque del parco sottostante, quindi un'altezza meno. Ecco, qua ci sono un po' agapanthus e altre cose, e qui si vede un po' il movimento del terrazzo, come si è trasformato, insomma, unificando un po' e anche creando poi diversi ambiti di fruizione, e usando anche in parte alcune delle piante che erano anche belle, aveva dei corbezzoli, eccetera. Questo è un lavoro che avevo fatto tanti anni fa, un piccolo terrazzo che avevo fatto per un'amica, dove avevamo anche giocato un po' con questi colori degli arredi, con queste pareti anche con della vegetazione rampicante, anche qui molte perenni. E avevo anche usato dei vasi colorati per interrompere un po' quelli di acciaio colore grigio chiaro e bambù, insomma, varie cose, un po' un discorso di mélange di... Bene, Laura, direi che grazie. Siamo arrivati. No, grazie a te, grazie anche a Giulio e a questo invito che mi avete fatto e questa bella iniziativa. E quindi bene, grazie. Mi ha fatto piacere scoprire questo mondo anche femminile, di donne che si sono dedicate al verde e ai giardini. Poi mi ha anche particolarmente colpito il fatto che tu provenissi da un'attività completamente diversa, quindi la gestione finanziaria ti sia reinventata, quindi dedicata alla passione. Sì, è bellissimo. La chiave è la passione, perché sennò uno esatto si blocca un po' in questo percorso faticoso. Bene. E quindi andrò a prendere il tuo libro, l'ultimo.
in libreria e andrò certo sicuramente a curiosare sul tuo sito perché mi incuriosisce moltissimo. Bene, dai. Ti ringrazio Laura. Grazie molte. A presto. Ciao. Ciao. Presto, ciao. Landline Channel. 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 Landline Channel.